porta tra la Val di Sieve e il Mugello, da sempre punto d'incontro di mercati ed economie prevalentemente pastorali e agricole. Dicomano, uno dei comuni metropolitani attraversati dal Cammino di Dante, ha festeggiato l'inizio dell'autunno con la storica fiera e adesso punta sulla qualità della vita per ripartire. Cito tre o quattro esempi. Il primo è un teatro. Dobbiamo ripartire dalla cultura. A Dicomano manca un teatro e ritengo sia indispensabile investire su questo. Abbiamo realizzato un progetto esecutivo. Sempre per la qualità della vita, poi stiamo spingendo molto perché RFI parta velocemente con i lavori che ha progettato. Stiamo parlando di rifare le due stazioni ferroviarie, con due sottopassi, con un restyling degli immobili e con la chiusura e l'eliminazione dei passaggi a livello. Un altro esempio è quello delle strade, della viabilità. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 1.100.000 euro per sistemare la nostra viabilità secondaria. E quest'anno per i turisti è stato un anno importante, mi dicono le strutture che sono state completamente occupate fino a qualche giorno fa. Segno che c'è voglia di Toscana, c'è voglia di Mugello e su questa dobbiamo puntare. Proprio alcuni giorni fa abbiamo concluso una parte della progettazione per la nuova pista ciclabile che dal lago di Londa collegherà il lago di Bilancino. Il tutto esaurito estivo naturalmente è un'ottima notizia per le strutture ricettive della zona, in particolar modo per chi, prima che scoppiasse la pandemia, aveva deciso di investire per riqualificare un borgo in collina. Il borgo è stato inaugurato a giugno del 2019 è il frutto di un lungo lavoro di ristrutturazione e di recupero di un borgo rurale e dopo diversi anni di ristrutturazione appunto siamo riusciti a utilizzare gli immobili del borgo tramite una scia di albergo diffuso. Questa diciamo è una soluzione che un'offerta turistica che prevede, è come se fosse un po' casa e un po' albergo. Sì, in effetti io sono nato a Dicomano, quindi la mia famiglia è originaria di Dicomano e quindi sì, è vero, abbiamo investito sul nostro comune, sul nostro territorio e siamo certi che questo la nostra provenienza, le nostre radici poi indubbiamente vengono trasmesse nella nostra attività, nell'approccio all'accoglienza degli ospiti che abbiamo. La forza economica di Dicomano comunque è anche e soprattutto l'artigianato, come quello di Ledal Bag, azienda pellettiera che attraverso Forza Lavoro a chilometri zero produce borse, cinture e portachiavi per Griff Internazionale. Per quanto riguarda il primo lockdown, insomma, lì abbiamo dovuto veramente fare un lavoro non solo dal punto di vista lavorativo ma anche da un punto di vista sociale per assicurare le persone per quanto riguarda i rischi che ci sono in azienda, per quanto riguarda la sicurezza, e quello è stato il vero lavoro. E ovviamente poi è stato molto duro la ripartenza per quanto riguarda proprio il ciclo produttivo, insomma, in azienda. Sempre meno valorizzato il lavoro artigianale, il classico lavoro dell'artigiano a mano è sempre meno valorizzato, si tende più a industrializzare tutto e purtroppo tutto quello che concerne, quindi anche prezzi di lavorazione vengono calcolati con tutti i macchine industriali e non viene valorizzato il lavoro a mano del classico artigiano.